pensavo proprio. Non pensavo proprio di trovarti qui. Che bellezza! Tu e io insieme qui. Detto così sembra un sacco di gente. Io sono in disabilità perché. No! No, è vecchissima! Non la metto quasi mai! Fai male perché addosso a te sembra nuovissima. Oh, grazie! Ma tu non dovevi essere al ministero? Sì, ci sono stato, ma sai, non si possono fare discorsi starnutendo continuamente. Ma adesso hai preso le pillole? Quali pillole? Mi era sembrato? In bagno! Non ho visto il flaconcino delle pillole e ho pensato che l'avessi preso tu! Sei un'ottima osservatrice. E non c'era nessun altro in bagno? No! Negli ultimi minuti non ci sei stata in bagno? No, negli ultimissimi, no! Sembra, non ha nulla da fare che ci va a fare in bagno, già! Ma adesso vedo che il raffreddore ti è passato! Beh, ho preso sei gocce di benzetrina, voglio dire! Benzetrina? Voglio dire antistaminico! Ah, meno male! Tutte quelle gocce di benzetrina ti avrebbero mandato in orbita! Ma tu da quanto tempo sei tornata? Un minuto, sono appena arrivata, me ne stavo tranquilla a teatro, seduta in poltrona, comodissima, a un certo punto, bang! Un attentato. No, il colpo della strega, allora ho chiamato il taxi, mi sono spogliata. Il taxi? No, dicevo, ho chiamato il taxi, sono arrivata in albergo, mi sono messa a letto, piegata in due dal dolore, così come ho potuto! Ma non pensavo di trovarti qui, in vestaglia! Sì, perché anch'io, come ti dicevo, sono dovuto tornare perché i miei colleghi mi hanno detto: ma perché stai così? Non puoi tornare in albergo, prendi altre pillole, altre gocce? E così mi sono sistemato almeno. Ma non capisco proprio! Non capisco proprio come... Ma come non ci siamo incontrati? Cos'è? Peluria. Ma che dici? No, questa. Oddio, cos'è? Questa è la parrucca che abbiamo. Parrucca? Sì, che stiamo usando per gli spettacolini al Viminale, sai. Spettacolini? Stiamo mettendo uno spettacolino così tra di noi. Coppola, non si può mica lavorare te, sempre, no? Coppola se l'è messa in testa perché voleva imitare Raffaella Carrà. Così. Ma non pensavo! Che cosa? Vieni, ma non pensavo che la ministero fosse così scherzosi. Era proprio identico. Mi ci vorrebbe una sigaretta. Sì, già è vero, non fumo da 10 anni. E quelli? Cosa? Okay. Questi? La donna. Questi non sono di Coppola. No, questi sono i miei perché poi la luce intensa mi faceva starnutire, allora ho trovato i primi. Volevi dare vita a mio. Sì, ma non mi stanno molto bene. Riccardo? Sì. Ma la vestaglia dove l'hai presa? L'abbiamo comprata in centro, non ricordi? No, volevo dire come hai fatto a metterla. Che domande, prima un braccio, poi l'altro. No, pensavo di averla andata a lavare in lavanderia. Sì, che l'hanno riportata. No? Può essere, mi ci vorrebbe un po' di quello champagne. Quello champagne, scusa. Mi sembra di aver visto una bottiglia di champagne in camera quando sono arrivata, piegata in due dal dolore. Vado a prenderla. No, non andare a prenderla. Perché? L'ho vista anch'io. L'hai ordinata tu? Io. No! Allora però non ricordo la direzione. Ma comunque vado a prenderla! No, ma perché adesso che sei da solo? Che non andiamo insieme in camera da letto? A fare che? Ricordi, prima lo facevamo sempre. Ma molto prima! Vedrai che ti stendersi su un tappeto, su qualcosa di duro, ti farà senz'altro bene. Abbiamo qualcosa di duro nei paraggi. Poi vedrai che ti farà bene la schiena. Signora Rolandi, si sbrighi! Sì, è chiaro, Girini. Io senza il mio travestimento non vado da nessuna parte. Ah,
La signora, altro che travestimento ci vorrà. Riccardo si sarà sicuramente accorto che nel suo bagno c'è la moglie, non il mio amichetto. E succederà un finimondo appena lo scopre. Il disastro, il diluvio universale. È catastrofico. Ma conosco benissimo Riccardo, so perché queste... Sì? Mario. Mario. E ti giuro, Riccardo, la prima volta sia per me che per lei. Mario, sì. Ho scoperto che mia moglie era qui in camera in vestaglia. Non la uccidere! Ma non capisci che è lei che potrebbe uccidere me? O è pazzo o è la benzedrina? Va bene, Ricky, tesoro, facciamo per un'altra volta. Come sei comprensibile. Sì, appena trovati i parrucchi e occhiali me la filo. Perfetto, oddio no. Che c'è? Che c'è? Parrucchi e occhiali sono qui da me. Mandami subito Cirini. Dice se vai a prendere parrucchi e occhiali non posso uscire senza tesoro, perché se ci mi vedesse la Merloni che nello stesso... La Merloni! Passami Cirini. Vai a prendere parrucchi e occhiali Cirini. Ricky era rievitato, ma non mi avevi detto che la Merloni era in questo albergo. Se ti avessi detto che la Merloni era sullo stesso piano. Sullo stesso piano? Ma tanto tu non la conosci. Sì, ma lei, ma io conosco lei. Riccardo, sta attento, qui siamo sul filo del rasoio. Se quella si accorge di questa tresca, te la farò pagare la camera. Tu intanto paga la camera lo champagne che ho ordinato. Sì. E corri subito a prendere parrucchi e occhiali, l'ho messi qui sul tavolino. Sì, non posso, sono nudo, ho lasciato i miei vestiti. È meglio così, così farai colpo su te. So io a chi verrà il colpo, so io a chi verrà il colpo. Jeremy, sei il bravo segretario del mondo. Sì, ma adesso devo recuperare i miei vestiti. E allora ti aspetto in camera. Sì, no, signora, non si muove, si tenga pronta a andare via. Riccardo! Scendete da me. No, andiamo amore, andiamo. Aspetta un attimo, cara. Stavo mettendo il cartello a non disturbare, però sinceramente ho ricordato che nello spettacolo che stiamo mettendo su al Viminale io ho una particina da checca. E allora mi sto organizzando per vedere come mi trovo a passeggiare lungo il corridoio. Vediamo se... C'è meno pericolo? Sì, ma forse è meglio che tu vada. Sì. Potrebbe tornare Riccardo. Sì, vuoi tornare? Sì. Sì, allora. Aiutami qua. Volevo chiedere... Voi non mi conoscete, vero? No. Il dottor Natale. Sì. Signora Bertini Merloni. Sa, mia madre è originaria di Norcia e quindi il dottore, come
sempre visitato. Sì, sempre. Scegli albergo con il dottor Natale? Beh, io vado. A dopo. Grazie. Sì, sì. Vada, vada. Ce la siamo cavata benissimo, sì, mi sembra. Non ma credo. Adesso meglio. Ma tu vai, prima che arrivi Riccardo. Comunque questa volta guardo prima. Sì, sì, guarda. Mettiti qui e scappare. Riccardo! Riccardo! In bagno, in bagno. In bagno. In bagno. Si è sbattuto la parte in faccia. Scherzettino, volevo movimentare la giornata, mi sembra così piatta. Sì, ma non eri andato a passeggio? Sì, sono andato, però per la parte mi servono gli occhiali, capisci? Quindi gli occhiali. Li ho lasciati qui dove sono. Li ho buttati dalla finestra. Capriccetto. Vabbè, devo averne un altro in bagno. Sì, no, 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 no! Dicevo, no, tu gradisci, preferisci quelli da donna, vero? Sì. Beh, ne ho uno nella borsetta che fa proprio al caso tuo. Vada a prendere. Mario, Mario, Mario. Beh, adesso che ho messo gli occhiali posso continuare la passeggiatina. Ma torna presto. Sì, torna prestissimo. Signora Roland! Ah, finalmente! Ecco gli occhiali! È la parrucca! È la parrucca! Ma Cerini, forse non ci siamo capiti! Io senza il mio travestimento non posso mica uscire! Riccardo, ce l'ha! C'è... Dove sei stato, Mario? Tieni la parrucca! Mi ha perso fino a qui! E sono gli stato! Gli occhiali! Guarda un po' qua! E quelli da dove sono? E sono i miei, me li ha portati lui! Ma Natalia l'abbiamo buttati giù dal finestrino! Stavo andando al ministero, il tempo era incerto, allora ho messo la mano così per vedere se dovesse. Adesso ho fatto più chiari, sistemati, sì, e fila via, adesso io me ne vado, fuori, sono andato via io, fuori, tanto sicuramente ci rivedremo. Ma quanto tempo suo marito deve rimanere ancora a Norcia? Ah, guarda, no. Almeno altri 10 giorni. Beh, figlio, abbiamo tutto il tempo di fare, sì, con calma, però signora, non... abbiamo venuto i contatti, chi è? Aspetta qualcuno. Io no, e lei? Io no. Chi è? Sono Teodoro Rolandi. Dottor Natale! È mio marito! Cerini, è mio marito! Cerini! Ho ricevuto il suo messaggio, sa? Non è mio. No, 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 è suo, ve lo assicuro, guardi. Su carta del Palace Hotel, telefono fuori servizio. Ti aspetto del Palace, appartamento 650, firmato dottor Natale. Come l'ha? E lei? Come l'ha? Ma l'ha mandato lei? A lei? Certo, Rolandi, sono io, guardi. Rolandi, VHV 34. Certo, anche se veramente è qui... Lo dice se per il signore o per la signora Rolandi? È buffo, no? Sì, certo, ma d'altronde lei dovrebbe sapere se l'ha mandato a me o a mia moglie. L'ho mandato io a lei, io non mica la conosco, sua moglie. Appunto, come si chiama sua moglie? Susanna Rolandi. Certo, Susanna Rolandi, certo. Senta, dottor Natale. Mi chiami pure per nome. Qual è il suo nome? Natale. Ah, Natale. Natale. Perché mi ha fatto venire? Lo voglio sapere anch'io. ma deve sapere che io, è stato un caso,
Non ci crederai, io ieri ero a Cortina. È roba da non crederci! È roba da non crederci! Ho tentato una discesa con Bob e mi sono capovolto e mi sono rotto un braccio e poi sono tornato a casa e ho trovato il biglietto sul tavolo. Ed eccomi qua. Sì. Quindi io speravo... Bene, va bene. Lei mi ha fatto venire perché speravo in una proposta di lavoro. Ah, lavoro, sì, forse lavoro. Ecco, che lavoro le piacerebbe fare? Teatro, naturalmente, ma anche cinema o televisione, fare qualunque cosa, è da tanto che non lavoro. Sì, immagino. Va bene, allora senta, facciamo così, mi dia il tempo di organizzare. Certo. Possiamo mi vada ad aspettare in recepzione. Mi aspetti lì e io appena ho finito... Torno subito. Ma lei non mi farà aspettare tanto. Ma per carità, signor Landi. Ma cosa sono questi? Ma cos'è questo rumore? Allora, era solo. Non era solo. La mia gatta. La mia gattaccia, sì, perché... Ma la gatta? Sì, la porto sempre con me, sa? Perché mai? Questo albergo è pieno di topi. I topi qui al palazzo? Sì, perché pensavo che pensi scoraggiassi, sono pieno di topi. Va bene, mi aspetti. La tengo, guardi. Certo. Sì, secca, sia con me che un buon giornale, sia comodo. Pedro non se ne andrà mai adesso che gli hai detto che è una porta per lui. Sì, ma doveva stare ad essere un po' più tranquilla di là. È vero che è uno stress avere il marito a pochi metri senza che anche nessuno sapesse. Ecco. Mentre io era felice con una Pasqua, non so neanche io di che cosa sono. C'è un vecchio proverbio politico che dice. Sì, lo conosco. Ecco. Senta, Gerini, dica. Lui mi deve fare un favore. Si deve liberare di mio marito. La prego, Gerini, faccio qualsiasi cosa. Lei mi aspetti qui, cercherò di schiodare quell'indirizzo. Grazie, Gerini. Certo, ma mi aspetti in camera da letto. Non si faccia vedere bene. Non parlo. Natalia. Ho fatto tutto. Ho bevuto quasi metà bottiglia di champagne. Vorrei prendere anch'io l'altra metà. Sto benissimo, sto benissimo, va assolutamente bene, tutto risolto. Ne vuoi un po'? Dopo con calma. Pronto? Mario? Mario? E perché sei tornato giù? Giù dov'è? Dai, non può essere una cosa così grave, dimmi che è successo. Come dici? Oddio, ma questa è una tragedia! Aspettami, dai, che arrivo subito. Dov'è Mario? Devo raggiungere subito Mario. Ma perché? Cosa è successo? Mario si è cacciato in un brutto guaio. Davvero? Vuoi che venga con te? No, assolutamente, è una faccenda piuttosto delicata, è meglio che rimani in camera. No, dimmi di che si tratta. Io non dovrei dirtelo, ma... Dimmelo invece. Ho scoperto che Mario ha una relazione. Con chi? Con un gay. Con un barista degli esteri, capisci? E devo andare subito, prima che il direttore scopra tutto. Ma come l'hai scoperto tu? L'ho scoperto, mentre noi eravamo fuori, lui se la spassava col suo nella nostra camera, capisci? Nella nostra camera? Sì, nella nostra camera. Ma adesso dove sono esattamente? Nella camera a fianco, fammi andare. Ma che è Ted? Mario e Ted, sì, ma fammi andare. Ma qual è esattamente il problema? Tentato suicidio. Mario! No, Ted. È morto! No, non è morto perché si è buttato dal balcone. Per fortuna è caduto sul balcone di sotto e non si è fatto nulla. Ma ci deve essere un equivoco! Sono sicura! Non credo, ma... Sono sicura che Mario è il tuo esaurito! Mario sarà esaurito, ma Ted ha tentato il suicidio. Forza, vai in camera! No, non andare in casa! Non andare, assolutamente! Ma che altro vuole adesso? Porto via il rasoio! Forza, se ne vada, per favore! Ma lei è ancora qui? Certo che sono qui, è camera mia, scusi, Ma lei non è felice che divide la stanza? Ma quale felice? Adesso sono infelice! Ma io sono Riccardo Demitri, capito? Ma che succede? Niente. La signora Demitri? Sì, sono io. Voglio parlare con la signora Demitri? La signora Demitri non vuole parlare con lei, va bene? No, voglio parlare con lei. E invece di stare qui lei dovrebbe vergognarsi. Vergognarsi? Vergognarmi? Sì, perché mentre lei sta qui, nella stanza a fianco, scorre sangue a fiumi! Sangue a fiumi? Non te l'ho detto, ma per non farti preoccupare, ma... Ted, dopo aver tentato il volo dal balcone, ha tentato di tagliarsi le mani. Oddio! Coordinato. Sangue a fiumi. Sangue a fiumi. Sangue a fiumi.
Senta, dica al signor Rolandi di andare via. Non è inutile che mi aspetti. Anzi, gli dica di venirmi a trovare a Norcia, nel mio studio, così lo visito e vi risolvo tutti i suoi problemi anche mentali. Se, guardi che se Rolandi non lascia questo albergo, io non lascio questa stanza. Bravo, Girini! Dove siamo i fiumi? Che c'è? Sangue fiumi? Ha detto lui, ha detto che c'è sangue fiumi. Io gli ho detto che c'è sangue fiumi. Ma quanto mai? Quanto l'ho detto? Ma Girini, che tesoro? Adesso lo chiami Ricky Tesoro. Ma scusi, ma di che si impiccia lei? Non mi faccia capire. Bisogna liberare la 650. Ma per favore, se ne va, se ne va! Vede che siamo sconvolti. Certo che sono sconvolto, sono sconvolto. Questo signore ruba lo stipendio al Palace, non fa che girare per le stanze, ma se ne vada per favore. Non so come la chiamerebbero a Napoli, ma li vuole per rubare lo stipendio qua dentro. L'altro cameriere mi chiama Sam Mignon. No, lo dovrebbe chiamare Lumignon. Lumignon. Ma io la conosco, vero? No, non mi pare. Lei è bravissimo come cameriere, può andare. Lei è un ottimo politico. Può andare, grazie. Ecco chi è! Quella ragazza è una delle segretarie della FAO! No, sì, 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 è lei, lei. È proprio lei, e il dottor Natale la stava visitando. Il dottor Natale è il suo ginecologo? Qualche sorpresina? Che sorpresa! Che bello, non ci cogna la pao! Ma ce l'ha un marito? E sarà una sorpresa anche per il marito. Bene, adesso cerca di portare fuori la signora. Sì, se dovessimo fare un brutto incontro? Alla porta di servizio, sa, da quando è incinta ha una certa avversione per la folla, capisce? Sì. Scherzi della gravidanza? Sì. Chi è? Il direttore. E sono? Ci penso io. Tu finisci il test della gravidanza alla signora. Se lei passasse da Norcia faccio un test al cadere. Oh, grazie. Dottor Demite. E il dottor Dottore dov'è? Signora Melloni, ci vediamo stasera in camera. Alla camera. Non si può contare. Sa che nel suo albergo c'è proprio tutto, anche le patologie. Lei forse si starà chiedendo come mai io sono ancora nella camera di quello che reputavo un pazzo. Non ero un pazzo. Io ho pensato male, sa, perché quando sono arrivato ero in crisi dei dolori e loro hanno capito il mio stato, e quindi che il dottor Natale è il più famoso ortopedico di Norcia, e quindi mi ha preso, mi ha detto, e la moglie mi ha fatto dei massaggi e adesso sto molto meglio. Oggi non lo so. E ora dov'è? E sta visitando sua moglie. Sua moglie? Sì, sua moglie. Non posso! Occupate, mia madre nuda! Quelli di Norcia devono avere una pazienza da santi. Ci penso io. No, lei vada in camera sua, mi dispiace, ho dimenticato la chiave. Le apro io le chiavi, prego. Forse è meglio. Dottor Natale, io sto andando, il massaggio lo continuiamo dopo, e anche il direttore sta andando via per un pochino. Perché mi grida? Così. Ricordo, è tutto a posto. Ti avevo detto di rimanere in camera. Ma non tornare più, cominciamo a preoccuparmi. Dov'è Mario? Mario? Sì. È successo qualcosa a Mario? No, non ancora, ma può succedere qualcosa. E mi sono un problema di Ted. Non ti preoccupare per Ted. Si preoccupa per Ted. Lei conosce Ted? Sì, Ted, sì, ma non conosco questo Mario. Sì? Zitto! Ted è un amico di Mario. Mario e Ted sono in relazione, capisci? E il dottore? Che dottore? Il dottor Natale. Sì! Zitto! Mia moglie non conosce il dottor Natale. Lo conosce? Come? E anche la signora Natale? La signora Natale? Certo. Pensi che è una ninfone? Una ninfone? La signora Natale? È un equivoco, stavo spiegando che è un equivoco. Mio marito? No, stavo spiegando prima. No, è tutto legato al discorso del barista degli esteri. Il barista degli esteri? Lei conosce il barista degli esteri? Signora, sinceramente non so più nemmeno chi sono io. Zitto! Volete parlarmi di questo barista degli esteri? Se vuole glielo faccio conoscere. No, dico che... Che cosa significa tra felice relazione, e cioè... relazione? Cioè tra Ted e felice. E chi è felice? Felice è un...
e un altro amico di Mario. Oddio, ma quanti amici c'ha Mario! Vorrei sapere cosa c'entra Mario in questa storia. Niente! A questo punto mi sono stancato, esca subito! Non posso, sono stanco contro la vita e contro la morte! E ora subito chiamo la polizia, subito! No, non lo fare, non lo fare! Sei pazzesco! Di sotto. Ma questa non mi sembra una salsa a 650, questa è un'altra stanza. Ha perfettamente ragione, si sai che mi aspetta, questa la uso come sala di attesa. Ah sì. Si segga e io vado a vedere se di là è già tutto pronto. Ma almeno mi può dire che parte ora a offrirmi. Sì, ma stai tranquillo, ne comunicherò tutto. Oh, sì, ma che ruolo avrò? Sì, un ruolo molto importante. Ma che diavolo! E stavamo giusto andando via, ti presento a te, un amico. Lieto di conoscere. Sì, io mi chiamo Teodoro Rolandi, ma tutti quanti mi chiamano saluta la signora, andiamo via. Lieto di averla conosciuta. No, no, signora, no, no, signora, ma io pensavo che il suo fosse un trucco! Un trucco? Ma no, era cintarella di cortina! No, no, volevo dire che pensavo che lei fosse un personaggio inventato per me! Un personaggio? Allora la signora sarà la mia partner! Ma no, no, andiamo, la signora non è adatta a questo ruolo! Non è adatta a questo ruolo, andiamo, saluta la signora! Vedo che si è ripreso molto rapidamente! Ma l'importante... ma io ho saputo del suo volo! Ma l'importante non è riuscire, l'importante è tentare! certo, la prima volta è sempre molto difficile! Sì, molto, molto difficile! Ma io credo che lo rifarò! Certo. Sei matto! Sì, magari non subito! L'anno prossimo ci riproverò! E anche con un paio di anni. Oddio! Sta organizzando un suicidio di massa! Basta così, andiamo di là e concludiamo! Mario! Mario? Mario sì, Mario! Non ti vergogni! Mi ha chiamato Mario, ma scusi, è un vezzeggiativo il mio. Lei si chiama Teodoro e poi tutti quanti la chiamano Ted! Andiamo, saluta Mario, signora. Sono fuori di me! Pure io. Prego, aspetti. No, dai via! Non è come fare! Io Rolandi, dov'è Rolandi? Di qua. Eccoci qua, siamo arrivati. Ecco, bene, adesso la riconosco nella stanza. Prego, ti confermo. Di nuovo il rumore. Avrà questo tocco. Di nuovo
Bravo la gatta! Hai visto come ha capito? Ne manca la parola. Ci manca poco che parli e succede la puntata. Si accomodi. E allora, sì. mi dica, vuol farmi un provino? Sì, sì. Ma di che si tratta? Sì, è un provino, sì, già, giustamente. Io sto realizzando un provino. Una commedia? Un film? Sì, adesso lei si chiederà come mai il medico di Dolcia si ritrova in questo albergo a girare un film. Certo, come mai? Divulgazione scientifica, lo faccio per la scuola di medicina italiana. Molto interessante, sì, molto interessante. Interessante, sì. Certo. Adesso faccio... Me lo fa qui. In camera da letto. A letto? Sì, certamente. Già, non gli ho detto. Ma non sarà uno di quei film per caso a luci rosse? Il film riguarda la storia di una giovane coppia e quindi tutti i suoi problemi con i cani. Lei deve aspettare. Certo. E come si intitola il film? Il titolo del film è Per fare meglio l'amore. Molto curioso. Deve vedere molto il film com'è curioso. L'ha detto dove? In camera da letto. In camera da letto? E come l'attendo? Si spogli e mi rinvio. Sia tranquillo. Mi devo spogliare. E cominci a pensare, io vado a trovare il film. E non è un film a luci rosse. Non è un film a luci rosse. Per chi mi ha preso? L'attendo. Certo, vado. Si spogli, si metta comodo e pensi a tutti i problemi che ha con sua moglie. Perché alle mogli degli altri ci penso io. Natalia. Chi l'avrebbe detto tutto questo? Perché piangi? Un tipo così dolce, così riflessivo, così bravo e che sono contento! Vabbè, Mario, ma che c'è di strano? Penso a quel detto che per ogni uomo ci sono sette donne e adesso queste sette donne rimangeranno laggiù! Anzi, no! Non sette! 14! Sette per te e sette per Mario! Hai bisogno di un caffè, guarda, ti capisco. Oh, si comportavano in modo così sfacciato! Sì, mi porti due caffè per cortesia. Non faccio lo spiritoso, ho detto due, non sei. Ti sei calmata? Anche una bottiglia di brandy, poi ce la stordiamo completamente. Finito? No. Posso andare? Vengo con te! No, tu rimani in camera, per favore. È meglio che tu venga anche con me. No, vado a trovare Teddy. Sei attento, che sembra normale, ma è un pazzo furioso, so per certo che sta organizzando un suicidio di massa. Non mi importa, io sono vivo. Ehi! Mario! Aprite! Ma che succede? Lei deve essere attento, immagino, vero? Certo! Soddisfatto adesso, sì? Sì, ma spero che Mario sia soddisfatto di me. Sì. Io la conosco! Sì, al bar degli esteri, forse. Sì, lei! Certo, gli esteri, lì! Lì è l'onorevole Colombo! Quale Colombo è piccione? No, mi scusi, è vero, lì è l'onorevole De Mitri. Sì. L'ho vista su Novella 2000 su Panorama. Sul Panorama perché ero in prima pagina, su Novella 2000 no. Ah sì? Mi dica, è soddisfatto pure lei? No, lei è soddisfatto. Immagino che lei sia qui per... Sì, sono qui per far meglio l'amore, come dice Mario. Ma comunque, non si preoccupi. Senta, adesso perché non se ne va, mi spieghi? Perché sta qui, non se ne vuole andare? No. No, rimanga qui.
anche perché me le devo andare? Mi scusi. Non si vergogna, scusi. Non si vergogna. No, perché mi devo vergognare? Ma, mi vuol... E lei, scusi, mi faccia capire, per far meglio l'amore con Mario sta combinato in queste condizioni. Quindi immagino che debba fare delle cose ma particolari. Ma lei non stiamo per lo stesso motivo. No, no, io escludo proprio, perché ho capito perché lei sta qui con Mario. Mi spieghi come fa a far l'amore lei con Mario in queste condizioni? Cosa le è capitato? Cosa mi è capitato? Ma lei non ci crederà, non ci crederà! Quel maledetto Bob, io le stavo dietro così. Poi a un certo momento ci siamo capovolti, è stato qualcosa e sono finito di sotto! È uno scontato. È sfortunato! È uno spacciato! È sfortunato! Mamma mia, mamma mia! Ma io non ho parole. Cirini, non ho parole. E stia zitto, Cirini, sto girando un film, Cirini. È giusto. Ma... Va a postare zitto lei, barista promiscuo, per favore. Barista io! Ecco, adesso vediamo come se la cava nel bagno, sì? No, nel bagno. Mi aspetti in bagno. Un attimo solo, sì. Ma lo sa che mi sembra proprio ideale per far la parte del barista che accade lì? Ma ci sale, mi aspetti in bagno e vediamo come se la cava nel bagno. Scusi un attimo, ma lei è Dimitri! E quindi anche la signora che ho conosciuto prima è la signora Dimitri, allora. Ed è piuttosto amareggiato per quello che state combinando voi due, forza. Il bagno, sì, così, vediamo. E certo, mi raccomando, metta i piedi nell'acqua, apra la vasca, si faccia una doccia e stia zitto! Non ce la faccio più con questo. Immagino che questo film chiamerà in bellezza al bagno. Ma lascia stare, ci sono i misteri. Ti ricordi? Io ero riuscito finalmente a portare fuori la Susanna. Ah, posso, sì, Susanna. Ecco, l'avevo messo sistemata per me. Che è successo? La statale, io... Scusi, dottor De Mifi, la trovo sempre qui. Come? Perché ogni volta che lei viene, sì, io sono qui. Ma c'è poco da ridere. Capita, casi, c'è poco da ridere. Sentivo dei rumori. No, guardi, non entri perché è un pazzo. È il dottor Natale che è il miglior psichiatra di Noccia. Lo sta entrando psichiatra di Noccia. È il migliore. Chi ha chiuso il bagno? Glielo ho detto, è un pazzo. Si sposti, prego. Ah. Salve. È il giovanotto. È la seconda volta che mi si richiude. Ma non è la prima volta che chiude qualcuno nel bagno, vero? Sono obbligato. E ci fa tutto nudo. Mentre lo visitava, ha scoperto che ha un problema di prostata. Lui è il miglior uomo a Noccia. Il miglior uomo. Ma che sta succedendo? Niente. Ti ho detto di rimanere in camera. Vedo che lui... Mario, lei è ancora qui! Mario? E quando si fa chiamare così perché mi è seggiativo? Lei sta zitto, che meno parla e meglio è! Ma perché ce l'hanno tutti con me? Ah, fa finta di niente l'innocentino! Ah, sì, lei fa finta di niente, non si ricorda tutto quello che è successo? Ma che cosa le parlo? Ma che cosa dice? Ma io? Ma le sembro... Ma che carino! Lui aveva fatto delle insinuazioni su mio marito, e non lo faccia più! Io non ho niente contro le omosessuali, sa? Va di bene, non sono una razzista! Di no, ma lei sembra veramente una cheffetta! Detta, non lo so, ma tanto normale non la vedo. Ma che modi vi siete comportati in un modo sfacciato, schifoso! Dite, la compagni fuori. Ma perché? Ma scusi, ma lei, perché si arrabbia tanto? Ma capisco, ma adesso che dovrebbe essere... Ma stia zitto! Ma dovrebbe essere tranquilla, adesso che suo marito, adesso che parli sta che se lo fa lui, scusi. Ma così non fa insinuazioni su di te! È un equivoco, tranquillo. Buonasera. Questa è la 6:50. Sì, io so. Nessuno 6:48. Allora io ho pensato, dov'è essere tutti? Io ho risposto,
dici qui tira, no? Il fiuto di un pechinese. Grazie. Io qua vedo tanto popolo, signore e signora Dimitri, signore e signore Natale. Ancora, felice Pasqua, Ted, Ricky, Mario e 11 con lei, direttore. Squadra di calcio, vero? E lì in macchina, è nuovo? Sì. Ah, bene, fortuna, io ho portato 12 tazze. Chi paga le prego? Ma voi io, 30 euro. Sì, la cosa metto su... Che può, scusa, ma cos'è pattina ha preso? Allora lei non fa le più bisogni ciò. Ma quale bisogno? Ma come si permette? Scusi, io sono in casa. Come si permette di fare certe insinuazioni su mio marito? Dopo che lui ha fatto il casco morto con Mario! Con Mario? Con Mario. No, non basta vederlo dire che Mario è gay. Adesso dovresti assicurare che lo sei anche tu. Solo nel culo, tranquillo. Ma il ministero degli interni, il ministero degli esteri, ma quanti ce ne sono come voi? Tanti. Felice. Oh sì, è una catastrofe. Ma questo serve a no per far meglio l'amore. Allora ti levali, micio micio. No. Ah, allora signora Natale, sua amichetta, vero? No. Io non capire. Scoppiamo la testa! Scusate l'intrusione, sono ore che aspetto per l'ore 649, volevo solo un caffè. Si accomodi, prego. Oh. Ma chi è? Di chi è quella gamba? No. Chi è la signora che è seduta su una sedia al Palazzo Hotel? La camerina. No, lei è Susanna Rolandi. Susanna Rolandi. Una delle segretarie della FAO. Mia moglie. Qui. Girini ha una risposta per tutto. Caro Riccardo, quando uno è incastrato del tutto. Io mi sono scocciato. Adesso basta! Basta! Esci fuori! Ale! E chi è? Non è mia moglie! Maria! La cameriera! E dov'è la signora Rolandi? Pensate veramente che sia completamente idiota? Ma chi è la signora Rolandi? Ma dov'è la signora Rolandi? Ma quale signora Rolandi? Riccardo! Sei più tranquilla? No! No? Finalmente ho capito! Come hai trascorso il pomeriggio? Cercare di togliere dall'impiccio questo... E di quella donna che mi dici? Quale donna, scusa? Quella con la parrucca strana in testa. Ah, quella con la parrucca strana... Glielo vuoi dire? Sua mamma. No! Ti sei infilato nell'albergo. Quella donna che Mario cercava di liberare dalla sedia non è la madre di Mario. No. È la signora Rolandi! E chi è la signora Rolandi? La più buona fra le segretarie della FAO. Mia moglie! Ma chi è questa signora Rolandi? Tu la conosci? Mia moglie qui. Che Rolandi? Che moglie? No. Non c'è nessuna. Forza, moglie. Chi hai? Maria, la cameriera, eccola qua. Quella non era qui per Mario, ma era qui per te. Sì? Sì. E Mario cerca di tirarti fuori dai pasticci, brutto satiro! E perché mai? Basta così, Riccardo. Io ho capito e so benissimo dove e con chi era Mario questo pomeriggio. Come? Scusami, ma non... mi sfugge qualcosa? Mi sfugge qualcosa? Dove, come e soprattutto con chi era Mario questo pomeriggio? Basta ragazzi! Questa è proprio la fine, Thank you.
vi siete divertiti, almeno dalle risate ne passo di sì. Se vi siete divertiti, un altro applauso. Allora, prima di presentarvi la compagnia, vi ringrazio ancora della vostra presenza, della vostra generosità. Ringrazio l'assessore Cafarchia a nome dell'amministrazione comunale e ringrazio soprattutto i componenti della compagnia, perché questa commedia è abbastanza complicata, difficile, e loro hanno lavorato con tantissimo impegno, e quindi un grazie particolare a loro. E ora vi presento la compagnia. Fino La Casella, tecnico audio luci. Per la scenografia Piero Fanelli. Aiuto tecnico alla regia Tania Pavoncelli. Maria e Silvia Tedeschi. Segretaria dell'hotel Rosanna del Medico. Secondo cameriere Lucio Antonacci. Primo cameriere Giulio Aiuti. Lili Merloni, Serena del Vecchio. Susanna Rolandi, Anna Leucci. Teodoro Rolandi, Vito Sant'Orsola. Direttore dell'hotel Pino Fanelli. Mario Girini, Vito Caporusso. Natalia Dimitri, Anita Camposeo. Riccardo Dimitri, Piero Scattaglia. La nostra regista, Cristina Angiuli. Pubblico, e l'appuntamento ad una prossima volta. Grazie e buonasera a tutti.